Tre giorni di dibattiti, workshop, incontri. Tre giorni per mettere la città e i suoi spazi al centro di riflessioni, studi, proposte. Tutto questo e molto altro nell'evento conclusivo della Biennale dello Spazio Pubblico, ospitato dalla Facoltà di Architettura Roma 3 all'ex Mattatoio. Spesso funziona in una dimensione sovra insediamento, cioè sovra, non è sovracomunale, diciamo così. Yes, and we propose educating interventi, l'elaborazione di un altro modo di gestire e di vivere anche la città, quindi un progetto di manutenzione partecipata e creativa per gli spazi pubblici di questa città. Una piazza di Catania è una mappatura della città in realtà aumentata. La realtà aumentata è una tecnologia che ci permette di applicare delle informazioni al mondo reale e di poterle visualizzare mediante la telecamera dello smartphone. Circa una trentina i contributi pervenuti, di grande interesse e di una certa diversità tra di loro per quanto riguarda sia la forma con cui sono stati presentati che l'ipotesi e le tesi che sono state portate avanti dai singoli proponenti. Che ha pensato di attribuirci questo premio. Noi abbiamo partecipato riprogettando, o meglio rivalorizzando, l'area del campus scolastico di Sondrio, che è un'area non abbandonata ma anzi molto frequentata dagli studenti, ma con tanti spazi completamente inutilizzati. Noi allora abbiamo pensato di progettare strutture che spaziano da biblioteche a vari... Alcuni sono stati così entusiasti di partecipare ai laboratori che poi sono andati, come si è detto nella parola del viaggio, a partecipare anche nel laboratorio successivo. Era così interessante confrontarsi sullo spazio pubblico che hanno voluto proseguire. In ciascun comune ha partecipato una media di 50 persone e, come vedete, 187 i rappresentanti funzionari che hanno partecipato in tutti i laboratori, ed è un numero, voi sapete cosa significa spostare un funzionario di un comune, è un numero elevatissimo. Sono qua per dirvi questo, che con la partecipazione si può fare, perché la mia esperienza appunto come amministratore al comune di Collegno. Thank you.
Quindi tutte queste pratiche che sono emerse, che sono molto interessanti perché mettono insieme un insieme di soggetti che vanno dai comitati locali, nati magari come protesta e trasformatisi nel tempo a comitati che propongono, che aiutano anche le amministrazioni pubbliche a mantenere, a gestire spazi pubblici che altrimenti avrebbero grossi problemi di sicurezza, di degrado e anche proprio di fruibilità. Quindi da appunto iniziative dal basso promosse da comitati a iniziative invece più strutturate promosse dalle stesse amministrazioni o dai consigli di quartiere o anche da professionisti che operano in questo campo. Chi è che va a Torpignattare? Facciamo dei piccoli gruppi. Facciamo dei piccoli gruppi perché da soli non ce va ad andare nessuno. Ma noi facciamo Marranelle, Radosso e Tempesta. Tutta. Una città di primavera. Cosa vorresti per questa città? Più verde. Cosa vorresti per questa città? Più bidoni. Cosa vorresti per questa città? Più animali. Mi piacerebbe che molti luoghi abbandonati, come edifici o anche spazi verdi, venissero riutilizzati. Piazziamoci è stata organizzata dal quartiere, il Comitato Quartiere Vanchiglia, dell'associazione Un Giardino per Tutte e per Tutti e con la collaborazione di alcuni esercenti che orbitano intorno alla piazza. La manifestazione si inserisce all'interno di un evento di portata maggiore, di respiro più ampio, che è la Biennale per lo Spazio Pubblico, la città che vogliamo. Necessariamente una storia che parte 10 anni fa e che quindi vede all'opera